Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo questo costume a fascia con questo bellissimo filato proprio specifico e adatto per realizzare costumi da bagno. Filato molto morbido e un filato soprattutto molto elastico. Il filato in questione è bikini. Io userò questi tre colori, il giallo, il verde e il rosa, e un uncinetto numero 3. Ovviamente trovate tutte le quantità e i link sotto al video nell'info box. Per prima cosa dovete partire da una circonferenza seno e togliere circa 20 cm, perché oltretutto questo è un filato molto elastico. Quindi io parto, diciamo, da una circonferenza di circa 80 cm, tolgo 20, devo fare un numero, avviare un numero di catenelle pari quindi a 60 cm o poco più. Nel mio caso, con l'uncinetto numero 3, ho avviato 181 catenelle. E adesso iniziamo il motivo del punto stella. Lo vediamo qui in piccolo, diciamo così, poi ve lo faccio rivedere con un filato un po' più grande. Allora, entro con l'uncinetto nella seconda catenella, prendo il filo e lo porto sopra l'uncinetto, quindi rimango con due asoline, quindi non chiudo il punto. A questo punto di nuovo entro nella catenella successiva, quindi e nell'asolina dietro, mi raccomando. In questa maniera prendo il filo e lo porto sull'uncinetto e ho tre asoline. Quindi ripeto questa operazione sulle catenelle successive fino ad avere sei asoline sull'uncinetto. A questo punto che ho 6 asoline sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e 6. E completo il mio primo punto stella facendo una catenella a chiudere. E questo è il nostro primo punto stella. Vi ripeto che tra poco rivedrete il tutto con un filato un po' più grosso. Per il secondo, invece, entriamo nel buchino che si è appena creato quando ho fatto appunto la catenella e ho chiuso il punto stella. Poi l'altra, la terza asolina, la prendo sulla stella, proprio questa qui laterale, perché devo sempre ottenere 6 asoline per il mio punto stella. 6 asoline sull'uncinetto. La quarta invece la prendo alla base del punto stella, questa qui larga, e poi prendo le altre due asoline che mi mancano sulle due catenelle successive, sempre prendendo l'asolina esterna, quindi una e due. E come vedete di nuovo ho 6 asoline. A questo punto filo sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte e 6. E ricordatevi di chiudere definitivamente la nostra stella facendo una catenella. Adesso lo vediamo di nuovo questo primo passaggio con un filato un po' più grosso. Ho avviato un numero di catenelle, non è importante. Come vedete, entro non sulla prima, ma sulla seconda catenella, asolina esterna. Prendo il filo e lo porto sull'uncinetto. Entro quindi nella catenella successiva, sempre nell'asolina dietro, e in quelle seguenti fino ad avere un totale di 6 asoline sull'uncinetto. A questo punto filo sull'uncinetto, vedete, ho 6 asoline. Filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e 6 e vado a completare la mia prima stella facendo un'ulteriore catenella che mi creerà, vedete, il famoso buchino di cui vi parlavo prima. Vediamo adesso come fare le successive, che da qui in poi saranno sempre uguali. Per ricreare le 6 asoline, una ce l'ho già montata sull'uncinetto, l'altra entro in questo buchino appena creato, vedete, questo buchino qui. Poi entro in questa laterale, in questa larga qua sotto e sulle due catenelle successive.
Ecco qua, ho di nuovo le mie 6 asoline, vedete? Filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e 6. Una volta tirato il filo tutte e 6, vado ad ancorare con una catenella. E ripeto quindi questa operazione fino alla fine del giro, naturalmente. Quindi buchino, asolina laterale, questa qui. Entro nell'asola invece alla base della stella, questa un po' più larga, e poi le due sulle due catenelle successive, sempre vi ricordo sulla solina esterna. Chiudo tutto e una catenella. Adesso torniamo al nostro, lavoro. Ecco qua, quindi praticamente continuate a fare la stessa cosa, i passaggi sono gli stessi naturalmente e dovete continuare per tutta la lunghezza fino ad arrivare alla fine e poi andiamo a vedere come chiudere questo primo giro. Arrivati alla fine dovete rimanere con una catenella e in questa catenella, quest'ultima catenella, lavorate una mezza maglia alta. E adesso per completare il motivo dobbiamo fare il giro di ritorno. Giro di ritorno inizia con 3 catenelle, girate il lavoro e adesso andiamo a lavorare, anzi vi faccio vedere meglio togliendo un attimo l'uncinetto, dobbiamo lavorare in questi buchini qui. Ovviamente questo anche rivediamo con il filato un po' più grosso per essere sicuri. Comunque in ciascuno di questi buchini della stella del giro precedente andiamo a lavorare due mezze maglie alte, quindi due mezze maglie alte in ciascun buchino. Ecco qua, rivediamo, diciamo in formato grande, 3 catenelle, giro, vedete qua i buchini che sono ovviamente un pochino più evidenti, dobbiamo entrare proprio in quei buchini lì e lavoriamo in ciascuno di questi buchini due mezze maglie alte, direttamente come avete già visto, quindi due mezze maglie alte, poi vado al successivo buchino, non abbiate paura di allargare leggermente il lavoro, non succede niente, ma entrate nel posto giusto e quindi in questa asolina, in questo piccolo buchino del punto stella. E quindi continuate così. Adesso riprendiamo il nostro lavoro. Continuiamo quindi a lavorare due mezze maglie alte in ciascun buchino, ovviamente per tutta la lunghezza fino ad arrivare alla fine. Arrivati alla fine, attenzione a lavorare anche l'ultimo buchino, girate, controllate, allargate. Lavoriamo quindi anche l'ultima punto stella con due mezze maglie alte e poi lavoriamo una mezza maglia alta sull'ultimissimo punto. E abbiamo quindi realizzato il nostro primo giro di motivo. Quindi il giro di motivo si sviluppa su due giri, un giro in cui creiamo la stella e il giro di ritorno in cui la consolidiamo, diciamo così. Quindi adesso io continuo a fare un giro di stella e inizio con 3 catenelle. Sulla seconda catenella entro, prendo il filo e lo porto sull'uncinetto, entro nella prima delle tre fatte. Ed entro anche nei tre punti successivi prendendo l'asolina esterna e a questo punto di nuovo vedete ho le mie 6 asoline esattamente come prima, quindi filo sull'uncinetto, le chiudo tutte e 6 e una catenella.
A questo punto dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima, quindi entriamo nel buchino, nella asolina laterale, nell'asolina più larga proprio alla base della stella e su due punti successivi. Sempre dobbiamo ricreare le nostre sei asoline. E naturalmente continuate così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine, lavoro una mezza maglia alta sull'ultimo punto e devo chiaramente, per completare il motivo, fare il giro di ritorno, quindi andare a fare le mezze maglie alte nei buchini. Parto con 3 catenelle, giro il lavoro e vado a lavorare in ciascun buchino 2 mezze maglie alte, esattamente come ho fatto prima. Quindi direttamente. Mi raccomando, se avete il dubbio, mettete giù il lavoro e allargate bene, li vedrete. Vedete, sono questi buchini qui. Arrivati alla fine, lavorate anche l'ultima stella e chiudete con una mezza maglia alta sull'ultimo punto. E ovviamente adesso riparto con il motivo stella, quindi vi ricordate, iniziamo con 3 catenelle e comincio ad entrare nella seconda catenella e via così fino ad avere 6 asoline. Quindi da qui insomma si ripete, quello che voglio farvi vedere è il cambio colore. Quindi io adesso finisco questo giro di punto stella più il giro di ritorno, quindi faccio 3 giri di motivo e ogni 3 giri di motivo io cambierò il colore. Quindi ci rivediamo terminato questo giro di punto stella e anche il giro di ritorno con le mezze maglie alte. Ecco qua, ho fatto anche già il giro di ritorno. Quando sto per chiudere con l'ultima mezza maglia alta, non la chiudo del tutto. Quindi entro, prendo il filo, lascio le 3 asoline e vado a cambiare il colore in modo molto molto semplice, tagliando ovviamente il filo a questo punto, non mi serve più del giallo, e prendendo il colore che nel mio caso è il rosa e lo vado ad inserire, vedete, in questa maniera, chiudendo quindi la mia mezza maglia. Poi faccio un nodino, un paio di nodini per, diciamo, tenere fermo le due codine e vado poi a lavorare normalmente. Quindi riparto con il mio motivo stella formato da 2 giri, in questo ovviamente il primo inizia col creare le stelle, come ormai abbiamo già ampiamente visto, e nel mio caso, appunto, come vi dicevo prima, la mia fascia sarà formata da 4 strisce con 3 giri di motivo.
Tre giri di motivo con il giallo, tre giri di motivo con il rosa, tre giri di motivo con il verde fino a tornare al giallo. Ma ovviamente voi potete andare avanti o fermarvi prima, dipende l'altezza che volete ottenere. La mia altezza sarà di circa, in questo modo, di circa 20 centimetri. Ed ecco la mia fascia completata. Vedete, sono tre giri di motivo. Sì, ogni motivo ovviamente è formato da due giri. E io ogni tre giri di motivo ho cambiato colore con questa disposizione. Chiaramente poi qua sta a voi. Adesso quello che vado a fare è tutto un giro di maglie basse che mi serviranno anche per creare delle asoline per poi inserire, come già avete visto nelle immagini iniziali, diciamo, il laccetto di chiusura. Quindi per prima cosa parto facendo una catenella perché mi trovo così sul rovescio, giro il lavoro e sul dritto comincio a fare le mie maglie basse fino ad arrivare al primo angolo. Vi consiglio di mettere un marker sulla prima maglia bassa lavorata e proseguite fino ad arrivare al primo angolo. Arrivati sull'angolo, praticamente andiamo a lavorare 3 maglie basse tutte nella stessa maglia, questo per arrotondare bene il lavoro. Proseguiamo quindi a lavorare normalmente, l'unica cosa è che creiamo delle asoline adesso con delle catenelle. Ci diamo come riferimento la stella centrale di ciascuna striscia, questa qui. Quindi quando arrivate su questa stella centrale, 3 catenelle, la saltate e ritornate a lavorare le maglie basse. Vedete? Ogni, diciamo, striscia centrale, le stelle centrali di ciascuna striscia. Quindi arrivo anche a quella verde, alla seconda stella, diciamo, di quella verde. Questo è per darvi, insomma, un'indicazione. Poi chiaramente è una cosa che potete gestire, come volete. Arrivati qua. Faccio le mie 3 catenelle, vedete, salto e entro già nel punto successivo e così faccio per tutta la riga. Ovviamente anche in quest'angolo devo lavorare 3 maglie basse o anche 2 se vi sembrano sufficienti. Non è importante il numero, l'importante è che ci sia un angolo arrotondato, che non si arricci. Quindi questo dipende anche un po' dalla mano. Dopodiché vado a lavorare nella stessa identica maniera, quindi maglia su maglia per tutto il giro e creerò le stesse asoline con lo stesso concetto, cioè in mezzo nella, diciamo, striscia qua centrale, le asoline così come ho fatto nel primo lato. Arrivati alla fine, naturalmente togliete il marker, lavorate le altre maglie basse, le altre 3 maglie basse dell'angolo e chiudiamo con una maglia bassissima.
Non ho ancora terminato perché voglio consolidare meglio queste asoline, quindi ci voglio ripassare sopra. Di conseguenza vado a fare un altro giro di maglie basse, ma a questo punto sarà ancora più semplice perché le maglie sono tutte ben segnate. Quindi una catenella, maglia bassa su maglia bassa e poi andiamo a vedere come lavorare nelle asoline. In questo caso io sull'angolo non lavoro più 3 maglie basse, ma 2, quindi 2 maglie nello stesso punto e poi proseguo normalmente fino a raggiungere il primo archetto da 3 catenelle. A questo punto nell'archetto lavoro semplicemente 3 maglie basse. 3 maglie basse nell'archetto, poi lavoro le maglie normalmente, quindi maglia su maglia fino a raggiungere il prossimo archetto dove ovviamente lavorerò sempre 3 maglie basse. Quindi una cosa che vi dovete ricordare, le 2 maglie basse sugli angoli e le 3 maglie basse dentro l'archetto, ovviamente anche sull'altro lato. E naturalmente chiudo il mio giro lavorando una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. E a questo punto posso ovviamente anche tagliare il filo. Adesso andiamo a creare il semplicissimo, diciamo, l'accetto formato dalle catenelle per poi chiudere il nostro toppino, la nostra fascia. Prima di farlo, naturalmente taglio il filo e vado a sistemarmi le codine. Per quanto riguarda la catenella da avviare, io avvierò una catenella lunga circa 130 cm. Qua anche qui potete valutare voi, insomma, in base alle necessità, quindi no, non le conterò, mi limiterò, diciamo, a misurare. Io ho scelto il verde come colore a contrasto. Ecco qua, ho la mia fascia, ho il mio cordoncino di catenelle semplicissimo che ora faccio passare ovviamente nelle asoline che ho creato apposta. Lo faccio passare in questo modo incrociato.
Ed ecco la nostra fascia terminata. Questo filato è davvero molto elastico e molto morbido, soprattutto molto piacevole al tatto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi dato un'idea, uno spunto per questa estate. Fatemelo sapere nei commenti. Io come al solito vi lascio all'encard, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!